Italia? Beh, i profumi iniziano anche perché la vendemmia è stata fatta presto. Abbiamo piccoli produttori, però tanto appassionati, che poi permettono anche a tanti turisti, a tanti buongustai, di poter anche andarli a trovare nelle cantine che spesso e volentieri sono anche aperte. Cogli orientali, alle Valli del Natusone, veramente abbiamo delle eccellenze di bianchi, abbiamo bianchi, quelli un po' da dessert, un po' sfiziosi, quali il mandorlo e il picolito. Poi abbiamo altre 8 DOC, e qui in particolare abbiamo il friulano in questa zona, il friulano e la rivolla gialla. All'interno di così questi percorsi enogastronomici c'è anche la storia, la tradizione, quindi l'abbazia di Rosazzo, un'abbazia che nasce come forte militare nel periodo medievale, poi data ai monaci benedettini che hanno fatto la produzione di vino, ed è diventata anche la cantina, diciamo, più antica del Friuli Venezia Giulia. E a proposito di percorsi, di itinerari, di soggiorni, si può dormire veramente a prezzi buoni, in un ottimo rapporto qualità-prezzo, e quindi essere proprio on the road sui percorsi del vino, e ogni tanto fermarsi non solo ad assaggiare il vino, ma, visto anche quelle che sono le normative del codice della strada, anche poi certo, dormire presso la cantina. Eventi autunnali? In ottobre abbiamo due eventi molto belli, uno culturale che sono le giornate del cinema muto, che è un festival internazionale cresciuto tantissimo a Pordenone. Poi abbiamo ormai la mitica Barcolana, che è questa regata nel Golfo di Trieste, conosciuta in tutto il mondo. Insomma, c'è un po' di tutto. Grazie.